Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi sono di nuovo qui in solitaria per parlarvi di un prodotto che sia a me che a Stefano sta molto a cuore, cioè il mouse che utilizziamo a casa da ormai diversi mesi e si tratta di questo, lo Zowie EC1A. Siccome ce l'abbiamo entrambi da un po', pensavamo già da diverso tempo di fare questo video, purtroppo non siamo riusciti a farlo insieme, però dato che le nostre idee su questo prodotto sono praticamente le medesime, ho deciso oggi di registrarlo e proporvelo per spiegarvi pregi e difetti di questo mouse. Ok, inizio ragazzi con una breve panoramica. Innanzitutto è doveroso per me fare alcune precisazioni iniziali. Questo mouse non è un mouse adatto a tutti, nel senso che Zowie era fino a poco fa un marchio produttore di mouse e periferiche, diciamo, tra virgolette, di nicchia, indirizzate principalmente ai pro gamers. È stata acquistata recentemente da BenQ, che ha mantenuto comunque sia il marchio Zowie, ha mantenuto tutta la linea di prodotti, semplicemente aggiornandoli. La particolarità di questi mouse è, rispetto agli altri, il fatto di non avere un software, ma è una cosa che viene fatta volutamente, ovviamente, da parte loro. Nasce ed è stato sviluppato per essere un mouse indirizzato ai pro gamers, o comunque presunti tali, che si avvicinano al mondo degli sparatutto. Poi è ovvio che è un mouse con cui potete fare tutto, però se giocate a Overwatch, Counter-Strike o similari, vi renderete presto conto che ha una serie di caratteristiche pensate proprio per questi giochi. Innanzitutto è un mouse il cui punto di forza è la semplicità e la precisione. Che cosa vuol dire? Innanzitutto è un mouse che non ha software. Come vi dicevo, non ce l'ha volutamente perché semplicemente questi tasti che vedete, che in totale sono 5, i tre classici più i due laterali, sono tasti che non sono bindabili, quindi non c'è un software attraverso il quale passano i vostri comandi. Semplicemente questi vengono visti come mouse 1, mouse 2, mouse 3, mouse 4 e mouse 5. Non c'è possibilità di bindare altri tasti o macro al posto di questi comandi base. Questo ovviamente da una parte è molto comodo, nel senso che tutti i giochi da, vorrei osare dire, circa 10 anni a questa parte utilizzano questo sistema e vedono correttamente i pulsanti in più sui mouse, quindi fino anche a mouse 8, 9, 10 tasti. Questo è un problema solo per i giochi molto vecchi, quindi se giocate a titoli molto, sottolineo molto vecchi, potreste avere dei problemi perché alcuni giochi datati non supportano più di tre tasti del mouse, quindi mentre con un software avreste la possibilità di bindare qui una lettera e bypassare quindi questo problema, con questo mouse non ce l'avete. Però torniamo al discorso che chi compra un mouse del genere difficilmente gioca a titoli che hanno più di 10, 12, 15 anni e quindi non avrà mai questo tipo di problema. Ovviamente è possibile utilizzare un software esterno che tramite Windows riconosca il mouse 4 e il mouse 5 e assegni così delle scorciatoie o delle macro, però parliamo di un software esterno che ovviamente Zowie non fornisce per ovvi motivi. Non è un prodotto che vi consente di essere utilizzato ad esempio, che ne so, a 852 dpi, no, ha degli step prestabiliti, sono in totale 4 e ve ne accorgete. Perché vi accorgete a quanti dpi lo state utilizzando, a parte dalla vostra sensibilità, dal colore della rotella che vedete sopra, che è l'unico LED che questo mouse ha, e non è possibile decidere il colore. Il colore è dato dal fatto che io, premendo questo tasto sotto, cambio i dpi, quindi cambio il feeling che ho con il mouse e la precisione e la lettura dei punti per pollice. Ha quattro settings possibili per i DPI. Il primo è questo, così con il rosso è a 400 DPI. Premendo ulteriormente passo a 800 DPI, che è una delle più utilizzate. Col blu sono a 1600 e col verde sono a 3200. Lato estetico vi posso dire che come impugnatura è molto simile al Razer Death Adder, è molto simile al punto che noi prima utilizzavamo quello, poi non abbiamo avuto difficoltà a passare a quest'altro tipo di impugnatura perché le differenze sono veramente minime. Adesso è difficile apprezzarlo dalla cam, però è un mouse innanzitutto abbastanza grande.
abbastanza grande perché, come immaginerete, io sono alto più di 1,90 m, le mie mani sono molto grandi e comunque non ho difficoltà anche ad utilizzarlo con la presa che utilizzo di solito, che è di tipo palm. Quindi palm significa perché praticamente vado ad impugnare il mouse con tutta la mano e, come vedete, anche avendo la mano grande è una cosa che riesco a fare abbastanza agevolmente. Per chi utilizza il claw grip, quindi la classica presa ad artiglio, anche non c'è problema perché, come vedete, si riesce tranquillamente a impugnare bene. Per quanto riguarda la rumorosità dei tasti, proverò, anche se non è semplice, a farvele apprezzare avvicinando il nostro microfono. Cos'altro posso dirvi? È un mouse molto semplice, ma allo stesso tempo, maneggiandolo, vi accorgerete dell'elevato livello di qualità che possiede. Non a caso non costa pochissimo, costa poco più di 60 euro, che però secondo me sono spesi benissimo per un mouse di questa categoria. Il filo, a differenza di molti altri produttori, è di tipo gommato e non è retinato. Questa è una scelta che va ovviamente anche molto in base al gusto personale, è comunque un filo rinforzato, io personalmente li preferisco retinati, ma ovviamente stiamo discutendo di, insomma, piccolezze. Il logo BenQ è comunque sia rimasto, l'hanno voluto mantenere, sta nella parte laterale del mouse, molto poco visibile, però insomma ci ricorda l'acquisizione da parte di BenQ su Zowie. Ok, vi ho spiegato prima come cambiare i DPI, quindi tramite la pressione di questo pulsante. Non vi ho detto come si può cambiare il polling rate della porta USB, perché ovviamente questo mouse è provvisto di questa funzione. Non avendo un software, questa operazione si fa tramite la pressione di questi due tasti. Cosa si fa? Bisogna disconnettere il mouse e utilizzare i tasti mouse 4 e mouse 5 per sbloccare questa funzione. Premendoli insieme avremo 125 Hz, con il mouse 5 avremo 500 Hz, mentre con mouse 4 imposteremo il polling rate a 1000 Hz. La cosa che molti si chiedono spesso sono le differenze tra l'EC1 e l'EC2. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Zowie produce a oggi soltanto tre tipi di mouse: lo ZA, che è molto poco utilizzato, l'FK, che è principalmente utilizzato dai mancini, in quanto è possibile utilizzarlo con entrambe le mani, hai i pulsanti sia a sinistra che a destra, e poi c'è l'EC1. L'EC1A è in realtà più grande dell'EC2, contrariamente a quanto potrebbe far pensare il nome. Quindi questo è comunque sia consigliato per chi ha la mano grande o comunque sia media, medio grande, insomma. L'EC2 invece è leggermente più corto, cambia, vi assicuro, di pochissimo, però magari per chi ha un determinato tipo di impugnatura o una mano molto piccola può fare la differenza. In conclusione vi posso dire che questo mouse ha accompagnato sia me che Stefano in lunghissime e tantissime sessioni su Counter-Strike, vi posso dire che è assolutamente un prodotto di qualità che vale i soldi che costa. Aggiungo due piccole cose che non ho detto durante, diciamo, le fasi zoomate. Il mouse è molto leggero, ovviamente non ha i pesetti, è molto leggero, ma molto leggero, ragazzi, è leggerissimo, cioè praticamente poggiandoci la mano sopra, so che è difficile spiegarvelo a parole, quasi non lo sentite, cioè immaginate di muovere la mano senza il mouse, siamo quasi a quei livelli, sentite che c'è qualcosa sotto ma vi accompagna totalmente, diventa praticamente un'estensione del vostro braccio. Ovviamente lo potete provare nella nostra area demo. Abbiamo, come sapete, un'area demo in negozio con una serie di prodotti selezionati da noi pronti per essere testati. Oltre a diversi monitor Zowie, abbiamo pronto per l'utilizzo anche questo mouse. Quindi, volendo prima eventualmente di acquistarlo, potete passarlo a provare da noi. Spero, ragazzi, che questa video recensione vi sia piaciuta. Come sempre, diteci se qualcosa non vi è piaciuto, se volete darci qualche consiglio, noi siamo tutto orecchi. Soprattutto se non vi è piaciuto il video, specificate perché è per noi una opportunità di crescita. Poi, se potete, condividetelo, perché più lo condividete, più i nostri video vanno in giro, ovviamente più siamo contenti. Ciao ragazzi, arrivederci al prossimo video.